Ciao raga, ho trovato un amico stasera. Lui c'aveva un cerino che andava a 110 all'ora. E che c'aveva? Il 19 della Vespa e il 60 della Polini e nulla. E poi era fatto tutto in casa. Tutto in casa. Lui invece sta guardando ancora i miei video perché si è innamorato, ora si iscrive al canale. Lui è interessato a ascoltare delle cazzate, si dice. Questo è Ciaino. Ora lo senti in moto, via. Questo pezzo di ferro. Pezzo di ferro. Dio, ferro. Tu sei un pezzo di ferro. Posso sentire, ma te l'ho detto, il carburatore fa casino, non è il motore. Ho perso anche il tappo in serbatoio, ho perso. Senti il cuore, come parte? Questo va acceso, che ti deve appoggiare perché la compressione è troppo forte. Come? Ti devi appoggiare sopra perché la compressione... Certo ce l'ho il cavalletto, ma non ce la fa. Vedi, non ce la fa, c'ha troppo compressione. Buona! Oh. Ma è duro, Va bene? O fa troppo rumore? È il carburatore! Ma lo sai che questo motore... Ascoltami, scusami, se mi permetto. Dimmi. Sei registrato? No, registrami. Vai. È bene che mi guardino tutti il mondo. Invece la marmitta a porta o sì, a porta, e dal pulino dovresti fare la curva e fare la marmitta a pesce. Diritta. Acquisti molti cavalli. Fatti sentire dai motoristi più importanti del mondo. Che fatto? L'ha visto quanti iscritti c'ho sul canale? 7500. La marmitta a serpente, no? A porta. Invece è a porta, non sto scherzando. Ma questo è attacco 27, un attacco 22. Appunto, ancora meglio che se ti ha fatto pescare attacco 27 il grosso, non da fare avvolgere di particolare. Ora scusami, Ho capito, ma se mi fermano io che gli racconto? Mi vedono la marmitta e passa di sopra. No! L'attacco diretto dallo scarico invece fai il diretta giro. Invece fai fare il giro sotto come fa, come vedi lo fa diretto run a pesce, lo acquisti avanti. Ci vedo domani sera, ripasso. Ciao. Che ti fa vedere? Si risa a sé che ti fa vedere. Buona. Look at the moment.